bufera su Beatrice Luzzi e sul Grande Fratello. Al centro delle polemiche è finita la quarta puntata del reality di Canale 5, andata in onda giovedì 26 settembre. Puntata che sul fronte degli ascolti ha registrato un tonfo calando al 16,3% di share. I detrattori pensavano che si fosse toccato il fondo con il finto matrimonio in diretta tra Clayton Norcross, l'ex Storm Forrester di Beautiful, nel cast di quest'edizione, e Katherine Kelly Lang che nella soap veste i panni di Brooke Logan e che giovedì scorso è entrata nella casa per fare una sorpresa all'ex collega. Il saluto di Beatrice Luzzi all'ex suocera, in queste ore, se ne andrà. Il peggio doveva ancora arrivare e si è palesato durante i saluti finali quando Alfonso Signorini ha invitato le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e l'osservatrice dei social Rebecca Staffelli a raggiungerlo al centro dello studio. Il conduttore, che stringeva il tapiro appena ricevuto, ha dato la parola a Beatrice Luzzi per consentirle di fare un saluto speciale. Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera, perché ci sta salutando un po' a tutti, ha detto l'ex GFina in queste ore, se ne andrà. Non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qua. Ciao Laura, taffo. Neanche noi arriviamo a tanto. La replica di Beatrice Luzzi, vergognatevi. Una scena, a detta di molti, surreale. Tra i primi ad intervenire, taffo. La storica azienda di servizi funebri, diventata famosa grazie al suo social media manager Riccardo Pirrone, ha condiviso il video su X sottolineando, neanche noi arriviamo a tanto. Tra i commenti spicca proprio quello di Beatrice Luzzi, vergognatevi. Ah pure, ribatte taffo. Anche Alessandro Cisilen, ex compagno di Beatrice Luzzi, ha voluto dire la sua lasciando un commento sotto il post di una delle tante pagine social che hanno condiviso il video incriminato. Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori haters senza motivo e alla testata che ha qui sollevato il non si sa quale caso sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita, ha scritto consiglio di uscire dai social e farsi una vita, che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone. La tua nobiltà d'animo ineguagliabile, ha commentato Beatrice Luzzi. Selvaggia Lucarelli sul saluto di Beatrice Luzzi all'ex suocera, surreale. Nella questione è entrata a gamba tesa anche Selvaggia Lucarelli. Alla voce, TV distopica, un giorno si abbinerà automaticamente questo video che ricorda, per chi l'avesse vista, quella puntata di Black Mirror in cui il primo ministro deve diciamo avere un rapporto affettuoso con un maiale in diretta TV lasciando gli spettatori basiti ha esordito lo ricorda non tanto per il tema di quell'episodio che era il rapporto tra media e politica, ma per lo stupore che può generare il mezzo quando ciò che contiene supera il livello massimo dello sbigottimento e diventa incredulità. Il famoso, non posso credere a quello che ho visto, insomma. Tutto quello che accade in questo video è surreale. Lei, Beatrice Luzzi, con abito lurex verde, prende la parola con la leggerezza di chi sta per salutare la fanbase e invece saluta la ex suocera che, in queste ci sta salutando un po' a tutti e in queste ore se ne andrà. Il primo caso della storia di condoglianze al morto anziché ai parenti. Roba che con tutto rispetto per la situazione sottolinea la scrittrice, viene da immaginare questa povera donna che dal letto dell'ospedale fa ciao con la mano a Signorini e si consegna al Signore, il tutto mentre guarda il Grande Fratello, forse per accelerare la dipartita. Ancora più distopiche le facce di chi si ritrova lì, in quella dimensione parallela in cui da uno studio TV si salutano i morenti perché, non potendo essere lì con lei lo faccio da qua. Parte l'applauso per la quasi defunta. Ma l'asticella dell'incredibile si alza ancora di più quando Signorini, con un tapiro in mano, la seppellisce anzitempo chiedendo, come si chiamava. Laura. Ciao Laura. E tutti fanno, ciao Laura, con la manina. Insomma, il primo caso della storia di condoglianze al morto anziché ai parenti. Anzi, al vivo che ci sta salutando un po' a tutti. Il tutto, mentre sullo schermo appare il banner, chi vuoi salvare?
con le foto dei concorrenti in nomination. Che uno non sa neanche più se con il televoto li salvi dall'eliminazione o da un'altra drammatica di partita. Tutto così vero da essere inverosimile, i commenti social. Ah beh, in TV si salutano gli ex parenti quasi morti. Che meraviglia! Tantissimi gli internauti che hanno condannato la scelta di Beatrice Luzzi di salutare l'ex suocera in diretta. Bah, più che una polemica, direi che è stata una cringiata goffa e di cattivo gusto, non ce se crede, e signorini che già ne parla al passato, come si chiamava? Non c'è limite al trash, le ha dato l'estrema unzione, le esequie si terranno a pomeriggio 5, di cosa vi stupite? Ormai tutte le vite private devono essere inserite in TV. Tutto è spettacolo, e allora ben vengano i funerali, direbbe Camus, si tratta di vita privata. Appena finita la puntata, poteva prendere il telefono e chiamare per il saluto. Non ha senso dirlo davanti alle telecamere come se fosse una notizia importante per gli italiani, io mi sono sentito in imbarazzo per lei, ah beh, in TV si salutano gli ex parenti quasi morti. Che meraviglia, completamente fuori luogo. Faceva più bella figura a non dire niente,